Per Benevento Sampdoria, Luigi Carbone. Il Benevento, per dimostrare che la vittoria sul Chievo di sabato scorso, la prima in campionato, non è un episodio isolato, e per cercare l'impresa salvezza in questo girone di ritorno. La Sampdoria, per riprendere la corsa europea e lasciarsi definitivamente alle spalle un lungo periodo di appannamento dopo l'avvio esaltante di stagione. Buongiorno dal vigorito De Zerbi, non può contare sulla Zari e Mello, Antei, Ciciretti, Parigini e Cataldi, ma non rinuncia a un atteggiamento aggressivo e chiede ai suoi fame, ambizione, autostima. Giampaolo recupera Linetti, in extremis Zapata, ma li fa accomodare in panchina e si affida alla vena realizzativa di Quagliarella e Caprari. Le formazioni: Benevento in campo col 3-4-3, in porta Belez, linea difensiva composta da Costa, Lucioni, Jim City, a centrocampo Lombardi, Viola, Memusciai e Venuti, in attacco Coda, Puskas e Brignola. Risponde Giampaolo con Viviano tra i pali, Sala, Silvestre, Ferrari e Regini a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Praet, Torreira e Barreto. Dietro le punte Ramirez, le punte sono Quagliarella e Caprari. È una giornata di sole a Benevento, il terreno è in buone condizioni, oltre 11.000 spettatori, 500 sono di fede doriana e hanno organizzato una bella colorata coreografia nel settore ospiti. Con la collaborazione tecnica di Giovanni Trambarullo, la linea allo studio. A Benevento siamo nel 45esimo minuto e Lucioni ha appena risolto una situazione davvero pericolosa, è riuscito a intervenire in scivolata su Caprari e a estirpargli il pallone dai piedi, Caprari lanciato in contropiede e adesso riprova a ripartire ancora il Benevento sulla fascia sinistra con Coda che stoppa la palla di petto, la controlla, adesso ancora tre tocchi con il destro, poi prova a trovare Puskas, il romeno, però viene anticipato, esce Viviano e blocca impresa. Al 39esimo Quagliarella ha provato a dare una scossa ai suoi con una conclusione insidiosa da fuori area, la sfera ha sorvolato però di poco la traversa. E ancora la Sampdoria adesso ad avanzare con Barreto, siamo al 45esimo minuto del primo tempo, Benevento 0, Sampdoria 0, linea a Milano. Sul palo alla destra del portiere del Crotone. C'è qualcuno Sampdoria che deve intervenire. In vantaggio ha segnato Caprari nel primo minuto di recupero. Benevento 0, Sampdoria 1. A Benevento il risultato è cambiato nell'unico minuto di recupero concesso, una improvvisa fiammata, una bella triangolazione tra Quagliarella e Ramirez, la conclusione del bomber parata da Belez, tap-in da non più di 5 metri di Caprari alla quarta marcatura stagionale, e così il primo tempo si è chiuso sul risultato di Benevento 0, Sampdoria 1 e la linea va a Milano. Siamo al quinto minuto a Benevento, Benevento 0, Sampdoria 1, ma pochi secondi fa il Benevento ha sfiorato il gol del pareggio con una conclusione di Coda dal limite dell'arietta piccola, una conclusione al volo su cross dalla sinistra di Memusciai, la palla ha impattato contro la parte alta della traversa. Pericolo scampato dunque per la Sampdoria che rimane in vantaggio, adesso prova a proporre una nuova azione offensiva con Caprari che vede Regini sulla sinistra, lo serve, Regini va al cross con il sinistro, pallone insidiosa che però termina oltre la linea di fondo campo e dunque si riprenderà con una rimessa effettuata dal portiere Belez. Siamo al sesto minuto qui a Benevento, Benevento 0 Sampdoria 1 Milano. Decimo minuto, Benevento 0 Sampdoria 1, ripresa vibrante, ricca di emozioni. Al settimo ci ha provato di nuovo il Benevento con una percussione di Coda, poi Brignola ha calciato da posizione centrale all'interno dell'area di rigore, tiro ribattuto da Barreto che si è disteso in tuffo e si è opposto con il corpo alla conclusione. Il Benevento prova a cercare il pareggio, ha alzato il proprio baricentro, conquistato metri, adesso manovra sulla fascia sinistra per vie centrali con Memusciai, pallone per Coda, limite dell'area, la conclusione, il diagonale, la palla sul palo, il palo esterno colpito da Coda, secondo legno per lui in poco più di 6 minuti, sfortunato il Benevento in questa circostanza, vicinissimo al pareggio. 11esimo minuto, Benevento 0 Sampdoria 1 Milano. A Benevento, il Benevento è in area di rigore, attacca ma riesce a liberare la Sampdoria, siamo al 19esimo, Benevento 0 Sampdoria 1, attacca adesso la Sampdoria in contropiede con Caprari che cerca di servire all'indietro un compagno ma viene anticipato, riparte Brignola, pallone per Coda, non c'è un attimo di respiro in questa fase di gioco, Coda limite dell'area, aspetta, poi prova a scoccare un diagonale rimpallato, pallone ancora a Brignola dai 20 metri, nuovo tiro e ancora una volta la difesa riesce a liberare, poi Lombardi ma finisce in posizione irregolare segnalato dall'assistente dell'arbitro e si riprenderà dunque con un calcio di punizione per la Sampdoria. Continui i capovolgimenti di fronte in questa fase con diverse occasioni da rete, prima il Benevento con una discesa di Lombardi sulla destra, cross Coda dal cuore dell'area di rigore ha colpito di sinistro in spaccata, il pallone è terminato alto, pochi secondi dopo Ramirez ci ha provato dai 20 metri, il pallone è uscito di poco alla destra del palo difeso da Belez e qui
quindi sul successivo capovolgimento di fronte è stato ancora Brignola a concludere da buona posizione, ma il suo tiro è terminato sulla schiena di Ferrari ed è uscito in calcio d'angolo. È davvero bella questa ripresa, davvero emozionante qui a Benevento. Siamo giunti al 20° minuto, Benevento 0 Sampdoria 1 Milano. È fronteggiato da Laxalt e anche pareggio del Benevento, diagonale di coda, Benevento 1 Sampdoria 1. Al 27° Benevento 1 Sampdoria 1 e un minuto fa il Benevento ha sfiorato il gol del vantaggio con D'Alessandro che dopo una lunga volata ha scoccato un diagonale dalla sinistra ma non è riuscito ad angolarlo abbastanza e Viviano si è opposto respingendo il pallone. Raccontiamo il gol del pareggio di coda al 24° della ripresa, è stato lanciato sulla tre quarti da Viola, una volta entrato in area coda ha fatto una finta, fintato su Ferrari e ha lasciato partire uno spettacolare diagonale di sinistro dalla zona destra dell'area di rigore, imparabile per Viviano che ha provato ad opporsi il tuffo ma non è arrivato sulla palla. Siamo dunque adesso in una situazione di parità e un pareggio possiamo dire meritato per la pressione che nell'ultimo quarto d'ora aveva esercitato il Benevento. Dobbiamo anche dare conto di due sostituzioni nella Sampdoria, al 14° è uscito Praet ed è entrato Linetti, definitivamente recuperato, e poi al 23° è uscito Caprari, l'autore del gol del vantaggio della Sampdoria, ed è entrato l'attaccante polacco Kownacki. Siamo giunti al 28° minuto qui a Benevento, Benevento 1 Sampdoria 1 Milano. A Benevento siamo al 32° della ripresa, Benevento 1 Sampdoria 1. Incandescente ora il clima qui al Vigorito, il pubblico crede in un'altra vittoria per i sanniti, mentre il pallone viene in questo momento manovrato dalla Sampdoria da Quagliarella nella tre quarti avversaria, poi una scivolata di Viola. Ramirez rientra in possesso del pallone, alza la testa, cerca di servire pericolosamente Quagliarella ma è molto bravo Lucioni a chiudere. Adesso Jim City tiene palla al limite della sua area di rigore, si libera di un avversario e serve Brignola che può allargare sulla sinistra per Venuti e riparte l'azione del Benevento. Un'altra sostituzione nelle file della Sampdoria, Torreira ha accusato il raddoppio del Napoli con Caglion, ti chiedo scusa, al minuto numero 33 va a festeggiare ritrovando il gol dopo oltre due mesi lo spagnolo. Napoli 2 Verona 0 33° Calleon linea Benevento. A Benevento ci ha provato in questo momento Lombardi con una conclusione da posizione defilatissima dalla destra e ha impensierito Viviano che ha dovuto fare un passo indietro per recuperare il pallone e parare in due tempi. Stavamo raccontando della sostituzione nella Sampdoria, Torreira è uscito per problemi muscolari ancora a bordo campo a farsi medicare sotto i distinti dello stadio Vigorito, è entrato al suo posto Verre, non dovrebbe cambiare troppo da un punto di vista tattico. E adesso la Sampdoria che pare ancora un po' in stato confusionale a cercare di riorganizzare le idee per proporre una nuova sortita. Siamo giunti al 34° Benevento 1 Sampdoria 1 Milano. Giocatori della spalla che attacca. Del Benevento ha segnato su calcio di punizione, Benevento 2 Sampdoria 1. A Benevento appena segnato il gol del vantaggio la squadra sannita con un calcio di punizione, marcatore è stato Coda a segnare il gol del vantaggio, dunque doppietta per Coda con una bellissima realizzazione da calcio di punizione. Eravamo sulla parte sinistra dell'area di rigore, al limite dell'area, la conclusione ad effetto, il pallone che è entrato alla destra della porta difesa da Viviano, una rete segnata al minuto 40, al 40°, e dobbiamo raccontare anche l'azione che ha portato alla punizione poi realizzata da Coda, dobbiamo raccontarla perché ha portato all'espulsione di Sala, è stata una travolgente azione di D'Alessandro che ha percorso 40 metri palla al piede ed è stato steso dal difensore proprio al limite dell'area, Sala era l'ultimo ostacolo prima della porta, chiara occasione da rete e cartellino rosso per lui, poi la realizzazione e il gol di Coda. Siamo arrivati al 41° in questo momento, minuto di gioco a Benevento, Benevento 2 Sampdoria 1 Milano. Crotone che è andato a togliere il pallone a fin di palo sulla sinistra e calcio d'angolo. Brignola, Benevento 3 Sampdoria 1.
Torniamo a Benevento per farci ricordare Luigi Carbone il marcatore, il nome del marcatore e il punteggio al momento. Carbone, vai. Sì, siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero, ha segnato il terzo gol per il Benevento Brignola, siamo sul punteggio di Benevento 3, Sampdoria 1, manca un minuto e mezzo alla fine del recupero. Napoli. Gioco, non essendoci più possibilità gol della per il Sampdoria, 3-2, ha segnato Kovnatski. A Benevento ha appena segnato nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi Kovnatski, che è entrato in area di rigore dalla sinistra e ha calciato con il sinistro un tiro sporcato, anche che si è andato a insaccare da un tocco di Belez, che si è andato a insaccare sul secondo palo. Il gioco non è ancora ripreso, adesso in questo momento calcia coda, ma non c'è più tempo, è finita anche a Benevento. Il Benevento ha battuto per 3-2 la Sampdoria. Milano. La seconda vittoria consecutiva del Benevento, stavolta contro la Sampdoria, Luigi Carbone. Eh sì, proprio per questo il Benevento è pronto a scrivere una nuova favola con questa seconda vittoria consecutiva, la prima in rimonta e anche il secondo successo in assoluto per gli stregoni contro una Sampdoria senza carattere, una partita da due volti qui al Vigorito, un primo tempo giocato con il freno a mano tirato dai sanniti e dalla Sampdoria fino al lampo di Caprari nell'unico minuto di recupero concesso. Lesto, l'attaccante doriano, a ribadire in rete una ribattuta di Belez su diagonale di Quagliarella. Benevento trasformato nella ripresa con gli ingressi di Billong e soprattutto di D'Alessandro, vera spina nel fianco della retroguardia blucerchiata. Prima due pali però per il protagonista assoluto del secondo tempo, Coda, poi due marcature stupende per l'attaccante, diagonale di sinistro al 24esimo e punizione dal limite al 40esimo con una traiettoria perfetta. 2-1 e Sampdoria con un uomo in meno per l'espulsione di Sala nell'azione che aveva portato al calcio di punizione, e poi il 3-1 di Brignola con assist ancora di Coda nel secondo minuto di recupero. Però solo per la cronaca, l'ultima azione della partita, il 3-2 di Kovnatski. Ora qui a Benevento non è vietato sognare l'impresa salvezza.